Ciao amici di Potere Robotico, in questo caso recensiamo il Super Robot Shogokin Gaiga Genesic, uno degli ultimi usciti della linea SRC, un bel robottone, ecco qua, diciamo che è un Gao Gaiga più gagliardo. Della prima versione, perché questa qui sarebbe la versione potenziata. Naturalmente, questo sarebbe teoricamente il Gao Gaiga originale, che naturalmente essendo il più gagliardo è anche il primo. Cosa hanno fatto? Lo teniamo da parte perché bisogna farlo un po' meno gagliardo, Ah, perché certo. questo è troppo potente e È quindi una mania, però, questa ultimamente, sì, vedi i no. cartoni animati, salta fuori sta storia. Sì, no, beh, certo. Dal Mazinga Kaiser in poi tutti hanno fatto un robot più gagliardo prima, da Poi no, è troppo potente, solo lasciamolo perdere, perdere, facciamo quando quello, verrà ora. quando verrà ora lo tiriamo fuori, no E altre vabbè. cose non sappiamo di questo No, robot. vabbè, no, Ah, dai, un po' ne bene, bene, sappiamo, bene, non no, sappiamo, meno no, ne male. sappiamo, ne No, no, non sappiamo. sappiamo. No, diciamo che questo qui sarebbe un robot componibile e quindi formato da più elementi, quindi il Gao Gai al centro, le Gao Machine che poi dopo si uniscono al Gao Gai e formano il Gao Gaiga Genesic, che è la versione ultima e più potente di questa serie Brave. Che altro dire? È un bel modello in metallo con tanti accessori, con tanti dettagli. Speriamo che magari lo facciano nella versione solo Chogokin e quindi trasformabile. E questo qui diciamo che per ora è un buon compromesso nel rapporto qualità-prezzo e per averlo nella propria collezione. Quindi altre cose come nel solito discorso SRC c'è una buona mobilità, anche le braccia sono abbastanza mobili. Diciamo lo stealth Gao è removibile, C'è la coda. c'è la coda, anche perché diciamo che le Gao Machine in questo caso rappresentano delle sorte di, come dire, delle macchine che allo stesso tempo poi rappresentano degli animali, ecco. Infatti lo stealth Gao in questo caso è rappresentato da una sorta di fenice, mentre diciamo le due spalle, una è un delfine, l'altra una sorta di squalo o di orca, comunque una delle due cose. E mentre le due gambe, le due trivelle sono una sorta di, boh, chiamiamolo dei tremors, con questi Ah, zampottoni, sì, mostrone, dei come mo un comunque, mo mostrone, eh. mostrone, mostrone, no, però comunque sono qualcosa di un po' deforme, un po' di, sì, insomma, un po' di mostrone, Un comunque, mostrone, un sì. po' E del Leo. mostro. E il leone, che è il Galeon, che poi si trasforma nel Gao Gai, e insieme alla fusione con, per l'appunto, Gai. Non diamo cognome No, perché no. potrei sbagliarmi e quindi poi potrei essere riprese Gai, perché Gai. no, beh, non è Gaio. No, non è Gaio, si chiama Gai. Lui il suo nome è Gai. Boh. Sicuro. Sicuro. Boh. Finché nessuno ci smentirà su. No. 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 Stavolta No. no. Basta. Basta? Basta, no, Pensa. va. Ah, No, no, basta, basta, ba dice basta basta. tu. Basta io. Basta, facci lei. Faccia lei. Ce l'ha le armi? C'è qualcosa? Come Beh, va? sì, allora, vediamo un po' gli accessori che sono presenti all'interno di questa confezione. Sì, un po' ci sono le Un po' istruzioni. di roba c'è, via. Sì, ma non è che poi questo Gao Gaiga in generale abbiano poi delle grandi armi, hanno le trivelle sulle ginocchia, c'è la possibilità Del manone. delle manone, ci sono queste due oggetti, c'è questa sorta di spada e quest'altro sorta di, chiamiamolo fucile o di
di attrezzo. Questo adesso non mi ricordo bene che funzione aveva, se era, vediamo anche da lì, se ci aiuta il. Ecco, Giusto sì, una guardi. sorta di il protecting shade, che praticamente creava un, come dire, una barriera, una sorta di scudo, e poi i pugni cosiddetti sparanti, eccetera. Diciamo che poi la sua arma principale sarebbe l'Hells and Heaven, che praticamente quando si Questa unisce. mossa. Questa mossa che quando si uniscono le braccia, il Gaugaigar diventa raggiunge la massima potenza, raggiunge il colore verde e spacca tutto. Spacca tutto. Come adesso, Spettacolo. richiama un po' le vecchie mosse dei Sì. nostri robottoni amati. Diciamo che perché esiste allora la serie Gaugaigar e poi esistono gli otto OAV finali. Diciamo che Gaugaigar sarebbe autoconclusivo, i primi 50 episodi. Poi, a posteriori di un anno o poco più, è uscita questa serie di OAV di 8 episodi che hanno, tra virgolette, un taglio un po' più adulto, ecco, in questa serie. Infatti, poi si vengono ad apprendere poi anche determinate cose. E poi ci sarà il finale, che se sarete curiosi di sapere come tutto va a finire, ve lo andate a vedere. Guardate, non possiamo dire E nulla. no, non spoileriamo nulla e basta. Questo, la mobilità è buona, il livello di sculpt è ottimo, decisamente di altissimo E livello, poi lo e lo pesiamo. pesiamo. Avrà un peso onesto. Secondo me sì, perché il metallo. C'è in buona quantità, 348 grammi, è ottimo, soprattutto anche per le dimensioni di altezza di 15 centimetri circa. È chiaro che questo Gaugaigar Genesic fa parte, secondo me, di quella nuova, come dire. Diciamo che Bandai con questi SRC nuovi ha cercato di dare una svolta a questa linea e quindi ha fatto robot un po' più costosi ma più dettagliati e con una percentuale di metallo molto più ampia e quindi alzando il costo si è anche alzato però il livello qualitativo e diciamo che siamo proprio a un livello sicuramente della linea maggiore che sono i Soul of Chogokin. Non ha nulla da invidiare a un Chogokin, è vero e proprio questo. Se non il fatto la mancanza del display stand e una dimensione un pochettino contenuta. Però diciamo che questi qui sono per me degli SRC 1.5. Non sono più i primi 1.0 come fu il primo Gao Gaiga che rispetto a questo è ridicolo. Secondo me, non, sia per materiali che per peso che per rifiniture e anche per la vera e propria presenza scenica. Quindi potremmo passare al pagellone se abbiamo voglia di Bravo. farlo. Non lo so, Ma dipende dal io non sensei. ho molta voglia, anche perché adesso dovrei vedere, bisognerebbe farlo, Bisognerebbe Vediamo se farlo, salta fuori un ma così foglio, cioè, magicamente. volante giusto per ricordarmi i vari. Oh, Veramente scandaloso, c'è cioè, non lo facciamo vedere, ma c'è. No. Quindi non lo facciamo vedere, però devo scrivere i voti perché poi Beh, dopo dopo. magari c'è da ricordarsi. Oh, andiamo a rivedere il video. Che dopale. Niente, devo andare a prendere una penna. No, noi video non li rivediamo mai. No, vabbè, dai, dopo. Niente, tanto resta lì che Tanto vabbè. io parlo, Sì, tu parla. questo bellissimo robot, Ma come potete che vedere, fa? ormai praticamente Sensei ha detto tutto. Una cosa che volevo puntualizzare è che secondo me, comunque sia il Gaugaigar, dato che ha il leone in petto, richiama un robot che sappiamo molto più famoso e amato della nostra generazione, che era naturalmente il Daltan, non c'entra niente per il resto. Però è chiaro che il leone in petto fa
pensare sempre un po' al Daltanius. Poi, se il resto del design, che è la storia, che tutto quello che voglia, è diverso. Sì, ma perché? Hai sentito cosa ho Sì, ho sentito, detto? hai detto qualche, cioè, cazzate non ne hai dette, però, Però, sì. ascolta, io adesso volevo fare, mi è fatto venire in mente un particolare che qua sulla scatola non si vede. Comunque, questo Brave, questo Gao Geiger, fa parte di uno studio molto importante, che è la Sunrise. E Non sarà che la Sunrise fece anche il Daltanius. Ecco perché. Allora, eccoci qui nuovamente per il pagellone. Dopo aver controllato appunto su Wikipedia, non avevo detto cazzate per il discorso Sunrise, perché ormai Benissimo. siamo, ultimamente siamo, aumentano gli adepti e quindi c'è anche chi ne sa più di noi e si cinghia quando Benissimo. sbagliamo, cioè sempre. Allora, l'impatto estetico, beh, io direi che è buono, eh. Eh sì. Io direi un bel 9. Eh sì. Un C'è tutto un bel 9, perché è proprio un bel robot. bel bottone. Dopo poi uno può piacere, non piacere, interessargli, però questo è un bel robottone. Materiali, secondo me hanno usato degli ottimi materiali, anche io direi 8 per i materiali. Allora, poi c'è la verniciatura che secondo me è fantastica, quindi da 9,5. Accessori sono buoni, ma non eccelsi, quindi gli darei un 7. La posabilità di per sé è buona, perché gli snodi sono sempre quelli SRC, eccetera. È chiaro che essendo molto, molto appellato, soffre di un po' di... Nel senso, non è che si possono inventare poi grandissime cose. Quindi gli darei un 7 anche la posabilità. La confezione è accattivante, colori molto vivi, quindi, però c'è il cartone che è un pochettino sottile, un po', diciamo che lì hanno un po' risparmiato, comunque gli darei 8 la confezione. Rapporto qualità-prezzo è... La qualità è molto alta, i prezzi sono un po' saliti, quindi che dire, gli diamo un 7,5. Ma no, vai, Anche siamo, l'otto. sì, diamo neanche 8, dai, che... E poi un giudizio finale, sicuramente allora, per chi ama i Brave... Si potrebbe meritare anche quasi un 10, anche se sarebbe più, insomma, non esageriamo, diamogli un 9. 9. Mentre per chi non è un estimatore dei Brave e quindi lo vede con un occhio più distaccato, diverso, e quindi un giudizio, tra virgolette, imparziale, io gli darei un 8 più per la simpatia. Un Bene. 8 più per la simpatia. Quindi, direi che abbiamo detto tutto, altro non penso che ci sia da dire o da aggiungere, e se volete aggiungere qualcosa, dire la vostra, ci sono i canali, Fatelo. c'è YouTube, c'è Facebook, Facebook, fate quello che ci sono volete, email. anche, adesso non esageriamo, Va bene. sì.